Scott, beh. Ma chi? Ma è la famiglia, la Supreme. Ciao Maura. Edicola di Tescarini, il ritorno dell'uomo cane che era stato visto con due donne andare via. Con è vero, confermo. È stata una roba, un diluvio. Un diluvio. Una macchina piccola. Esatto. Il professore invece, nella sua autorevolezza, dice che l'uomo camion per venire a San Rufino deve avere il passaporto. E infatti lì sul ponte ci sono i vigili, gli fanno il tampone. Gli fanno il tampone? Il tampone gli fanno nella fronte. Ma volevo dire, tampone. Ma se io mi faccio un selfie, no? Mettiamo un selfie. Ascolta. Ma devo farmi la cosa con qualcuno, mi devo fare un tampone anche con selfie. Perché con selfie? Cos'è un selfie? Si chiama italiano. Ah, poi a proposito, non è tutto a casa la cosa. No, perché adesso hanno detto che attacca anche il mangime, la mangiare. Sì, anche il mangime. Ho detto tu mangi tu becchini, tu becchi. Pastelone, professore, vai a fare. Dai, era qua si parla di niente. No. Adesso attacca anche le bistecche, ha detto per televisione. Attacca le bistecche. Le bistecche e lo stracchino. Sì. Tutto. Sì, ma non pensate che poi adesso arriverà un'azienda farmaceutica che dice ho trovato il vaccino sì, e tutto. A voglia. Dopo le ferie. Allora prima facciamo decimare qualche. Perché c'è l'Inps adesso, E poi c'è una grande attesa dell'ottava vittima, ho notato. Cioè, se tutti sono agitati per quando ci sarà, come l'incidente con la Formula 1. Ieri quando sera c'è stato lo speciale. C'è stato lo per speciale. Per l'ottava vittima. Tu non c'eri lì che a Irletter, quindi una ragazzona, no? Lei era un po' avaiele, no? Avaiè vuol dire con un po' con in faccia. Un po' c'è. Allora la lascia qua un bigliettino. E poi la dice, ma mi paghi il caffè, quella incendia mai pagherini perché erano tutti in bulata. Però. Per me la gneva folle, la gneva Cesenatico, la gneva Torre Pedrera. E allora? Dopo un po' l'individuo, i biglietti, ha detto ma cosa fare? Ha detto io tiro via i duroni. Ma dei duroni qui. E i duroni gli alberi? Ho detto beh, a Vignola. No, i calli sarà. No, ha detto sono i calli nei piedi. E vieni da Rimini per togliere i calli? No, vabbè, stiamo scivolando sul niente. Questi sono con la coronavirus. Questi sono dei pazienti zero. Pazienti sì, ma zero. Ma che c'è con i duroni? Mangiano di via, faccio basta. Una grande salta.